una bomba questo spettacolo, si chiama Le Signorine ed è un testo che ho scovato io, cioè sono responsabile in tutto e per tutto della scelta di questo testo perché l'ho scovato quasi per caso, come sempre succede con le cose che poi magari diventano importanti. Era un testo che era scritto in romanesco da Gianni Clementi ed è stato tradotto in napoletano. E il napoletano ha assunto una valenza non solo comica, ma sicuramente comica, ma anche drammatica maggiore. E ho avuto la fortuna di chiamare Isa Danieli, che era un po' un sogno della mia vita lavorare con lei, perché è un'attrice che ho sempre adorato, e ho avuto la fortuna di avere un sì subito. E siamo in due in scena, saremo in due per tutto lo spettacolo. Ed è uno spettacolo in cui si parla di temi importanti, però fondamentalmente è uno spettacolo che io ho scelto perché fa ridere, perché io penso che in questo momento la gente voglia ridere, voglia divertirsi in uno spettacolo pop, perché è uno spettacolo pop sicuramente, però è uno spettacolo con dei temi, c'è dentro il tema della solitudine, c'è dentro il tema della sopraffazione, c'è il tema del diverso, che Dio sa se non è un tema in questo momento scottante, nel senso della paura dello straniero che ci invade, la xenofobia di una delle due sorelle, lo straniero che arriva ci colonizza, le russe che si rubano i nostri uomini, i cinesi che comprano le nostre attività fallimentari, quindi c'è fondamentalmente un rapporto sadomaso tra queste due sorelle, dove c'è una sorella dominante e un'altra totalmente vittima che poi si ribella. E quindi anche un po' sfatare pregiudizi, no? Stereotipi. In base a che cosa? Dico, lo spettacolo aiuta anche magari a individuare gli stereotipi, quelli falsi pregiudizi che ci facciamo. Chiaramente la xenofobia di una delle due è vista ovviamente in maniera critica, anche perché è una xenofobia proprio nevrotica a dei livelli spaventosi. L'avarizia, il consumismo, che è un tema di cui si parla sempre meno, che è sempre più obsoleto, ma in realtà c'è un consumismo sfrenato da parte di una delle due sorelle, mentre l'altra è di un'avarizia patologica, che è uno shopping compulsivo e miserabile che fa molta tenerezza ma fa anche molto ridere. Ci sono tanti elementi, la penna è quella di Gianni Clementi, che è un brillantissimo drammaturgo, e quindi non ci si annoia mai. Per me è molto importante questa cosa qua. Io in teatro, nella mia vita come spettatrice, mi sono annoiata un sacco. Da quando mi sono annoiata tante volte ho capito che non avrei mai voluto mai stare in palcoscenico mentre la gente sotto si annoiava, e questo spettacolo veramente non annoierà mai perché farà ridere. E poi c'è anche un risvolto molto tragico, perché come sempre, come tutti ormai abbiamo imparato a capire, la comicità nasce sempre da una situazione miserabile, da una situazione tragica. E questo testo, io e Lisa siamo due attrici ruccelliane, siamo due vestali del mito di Ruccello, abbiamo portato tutte e due capolavori di Ruccello in giro per l'Italia per tanti anni, e stiamo ruccellizzando un po' questo testo con la complicità di Clementi, e quindi sta diventando veramente una cosa molto, secondo me, insomma, io ci credo. Ma tu quale sorella sei, quella xenofoba o l'altra? Sono la vittima. A me piace tanto fare la vittima, mi piace da impazzire, sono proprio, e poi siamo bruttissime tutte e due. Sì, lei poi è una sorella che ha chiaramente 20 anni più di me, quindi fa un po' da madre cattiva su di me. Io sono quella più debole, però piena di sogni, mentre l'altra ha perso qualunque possibilità di sognare, l'altra è cinica, e invece io sono ancora, ho ancora qualche speranza, insomma. Ecco.